Rieccoci di nuovo su Amnesia. Prima di iniziare vorrei fare un piccolo preannuncio, preavviso, come lo volete chiamare voi. Allora, prima di tutto mi scuso per la scorsa parte che ho perso un bel po' di tempo per riuscire a superare quel mostro, ma volevo superarlo a tutti quanti i costi senza andargli addosso e, insomma, avete capito, farlo sparire in modo da non rompermi le palle e rischiare di morire. Quindi ho perso un bel po' di tempo e il video è durato un po' oltre quello che doveva durare. Ma dopo questo video, tutti i video inizieranno, di Amnesia inizieranno a durare molto di meno. Perché, francamente, non ho cazzi di aspettare vite prima che un cazzo di video si carichi sul tubo. Seconda cosa, mi è arrivato un messaggio, insomma, che volete un po' più di umorismo. Uno mi ha detto che vuole un po' più di umorismo nei video. E quindi inizierò a essere un po' più umoristico. Yeah! Una porta che si apre! Ok. Ma porca la puttana! Ah, no, è possibile che ogni volta che sto facendo una frase epica, tac, lanterna vuota. Sì, lanterna vuota, dai. Si svuota la lanterna. Comunque adesso siamo nelle fogne. A parte il gioco che mi rompe di più le palle. Allora. Fanculo. Ullala, amico Fritz. Amico Fritz Fronz. Se n'è andato? Se n'è andato? Vabbè. Mentre amico Fritz se ne va, noi andiamo da questa parte. Aspetta. Non ho forse fatto una mezza cagata. Appunto. Dicevo. Dove andata? Che cazzo è sto rumore? Ah, questo coso qua. Allora, dobbiamo bloccare. Madonna santa, sto parlando. Allora, dobbiamo bloccare quella ruota per attraversare e andare avanti. Però, prima. Non dimmi che ho sbagliato un'altra volta direzione. Ma porca la puttana. È 3 volte che sbaglio direzione. Dobbiamo andare da questa parte. Di qua, sì, dovrebbe essere di qua. Sono messo a posto. Ora mi sono direttamente alle puttane, proprio detta puttane. E ah, si è rotta la scala. Siamo sfigati. Allora, dove eravamo rimasti? Sì, di qua. Ecco la porta. La porta incriminata. Apriti porta! Wow, che potenza. Allora, devo. Intanto riempiamo. Ricordarmi com'è che si alzera la potenza del coso. Di qua. E di qua. Ok. Adesso che abbiamo fatto ciò, che cosa cazzo succede? Maledizione. Non di qua. Non di qua. Madonna santa. Perché i mostri devono sempre rompermi le palle? Allora, mentre aspettiamo che Misturiddu se ne vada fuori dalle palle, sempre se si andrà fuori dalle palle, perché continua a sentirlo, dovrebbe essere se n'è andato. Se n'è andato? Sì, se n'è andato. Misturiddu se n'è andato. Adesso, plaf, nell'acqua, pum, morto. No, se n'è andato veramente. Che culo. Ok, quindi possiamo andare nell'altro lato, dove dovremmo. Dove dovremmo fare un'altra cosa. Di qua. Ah, come vedete, il coso è rallentato, però non è ancora abbastanza lento per poterlo bloccare. E dobbiamo trovare qualcosa per bloccarlo definitivamente. E mi pare di ricordarmi dove si trova questo oggetto. Cerino. Sì, non mi ricordo male. Andiamo a muovere un po' questo tubo. Appunto. Si stacca e lo prendiamo. Così andiamo avanti. Utilizziamo questo tubo su quella ruota. Appena ci arrivo. E così la possiamo bloccare. E possiamo passare sotto.
Ok, siamo passati oltre e come vi ho detto che facevo parti più brevi, interrompo qui la parte, quindi alla prossima dove continuiamo a procedere. Ciao a tutti!